con strascichi poi in tribunale e diedero fortunatamente ragione alla provincia di Bologna. Questo non volevo sottolineare. Un pochino, ecco, io voglio assolutamente sì, insomma, avevamo fatto bene noi. Questo per dire appunto come a volte si possono sviluppare delle azioni amministrative diverse a seconda di quella che è veramente la conoscenza e la preparazione dei singoli funzionari. Grazie. Io comincio a dare qualche risposta anche perché i temi sono parecchi. Vorrei legare alcuni di questi aspetti con il discorso della speranza. Allora, i giochi sono fatti, dunque premesso che io proprio se c'è una cosa che mi è strana, ma non è strana di carattere, forse anche di carattere, ma soprattutto culturalmente, è che le cose siano chiuse, le cose non sono mai chiuse, le cose sono giocabili e trovare i giochi chiusi è una specie di trappola che uno si costruisce con le sue mani. Ma questo è allora ci vogliono altri aspetti che riguardano più la psicanalisi che non il mondo del diritto. I giochi sono aperti perché la realtà è complessa, non c'è mai una faccia sola, la difficoltà per un verso può essere una risorsa per un altro, le cose dipendono dagli occhiali che si usano. Certe cose non le vedo perché uso occhiali diversi, uso carte diverse, il mondo è cambiato, se io continuo ogni mattina a disperarmi perché il mondo non corrisponde alla carta vecchia che ho, allora il problema è che sto usando una carta vecchia. Cominciamo a capire che le carte vanno cambiate e che forse se non sappiamo dove si va, la prima buona regola quando si cambia il mondo e si va in un mondo nuovo è quello di mapparlo, semplicemente mapparlo. Si scende, si prende e si sta, si prende la matita, si prende la carta e si disegna dove si è, qui ci sono, c'è un fosso, qui c'è una strada, qui c'è una roccia, qui c'è un campo in cui si potrebbe fare, qui è meglio non entrare perché non capisco bene cosa c'è, come facevano i navigatori. Quindi, non dire, mentre se io arrivo con la carta, dice qui c'è un fiume, no, il fiume non c'è più, allora che cosa succede? E allora entro nel pallone dello sconcerto, dello sgomento della cosa. Quindi, comunque il fatto di guardare le cose come stanno, anche perché una difficoltà per un verso è spesso una risorsa per un altro. Io sono moltissimi casi, da tutti i punti di vista in cui questo è, quindi le carte giocate non sono mai, ma adesso al di là di questo vengo a una cosa più precisa. Gli altri paesi, le tradizioni, eccetera, noi siamo capaci anche di cambiare, non solo gli altri paesi. Dunque, primo, questi temi li hanno affrontati altri paesi in modo abbastanza normale. Una riforma amministrativa non si fa sterzando come girando con una bicicletta, perché l'amministrazione è una nave e fra le navi e le biciclette ci sono molte differenze, compreso il fatto che se devo curvare con una bicicletta la giro e vado con una nave, comincio a sterzare prima e dopo 6 ore probabilmente ho fatto il giro. Ma questo non significa che non possa girare. È soltanto un problema di comandi e di tempi diversi. Quindi ci vuole un tempo. Ci vuole tempo per fare queste cose. E quindi bisogna seguire un certo percorso. Ma questo non significa che sto fermo. Se ho deciso da che parte andare, ci si può arrivare. Gli altri paesi hanno affrontato questi temi di riforme amministrative in condizioni spesso difficili. Non è che noi siamo gli unici ad avere questi problemi. Men che meno siamo gli unici ad avere difficoltà, quindi bisogna stare molto attenti sul fatto. E allora veniamo a noi, allora l'Italia che non è capace, non è vero, l'Italia per dire il cambiamento, l'Italia è un paese che da oggi al domani, primo in Europa, ha detto non si fuma più nei cinema e nei bar in 24 ore e la cosa è stata fatta. Io sono a chi dubita del fatto che l'Italia sia un paese geneticamente incapace di cambiare e di osservare le regole, cito sempre questo. Perché è vero, l'Italia è un paese che da oggi a domani ha scherzato e ha detto mi dispiace che non funziona. Sarebbe interessante che ci chiedessimo perché ha funzionato, perché era una legge, ma figuriamoci. Se c'è una cosa su cui c'è un atteggiamento laico degli italiani rispetto alle leggi.
Non è che cos'è, che, perché? Intanto perché c'era il controllo. La gente girava coi rossi, si ribeveva, un tempo era solo a Napoli che la gente tirava dritto col rosso, negli ultimi anni a Bologna ridendo. Sul rosso devi stare attento perché c'era gente che passava di qua e di là, perché il rosso era un nocciolo. Hanno messo le telecamere, il rosso, adesso la gente si ferma. Quindi non è vero che la gente non cambia. E rimane sempre vero quello che mi disse un collega americano, non è che noi siamo diversi da voi, è semplicemente il fatto che se facciamo del nero, una volta su due ci beccano, e ci beccano perché ci controllano. Chiaro? Quindi il controllo è un elemento essenziale. Certo che se siamo in un paese aggiudicato che pensa che quello che conta è dire le cose, poi non vado a vedere che cosa succede, per questa orribile, antica sottovalutazione di quello che c'è dopo, tutti carichi prima e nessuno valuta dopo, mentre la maggior parte delle persone ovviamente cosa fa? Va a vedere dopo. Cosa è successo? Cosa è successo? Allora, queste sono le cose. Non è niente di impossibile, è questo. E quindi è possibile cambiare anche in Italia. Naturalmente individuando bene dove mettere la zappa e dove scavare. Nel circuito del dirigente, cruciale, è, sono 4-5 cose, alcune delle quali riguardano la politica. Perché sia chiaro, uno dei problemi più grossi dell'amministrazione in questo momento è la terribile debolezza della politica, naturalmente. È terribile perché politica in ginocchio, una politica in ginocchio scarica sull'amministrazione, scarica sul legislatore, scarica sul giudice tutto quello che gambe gracili non riescono più a tenere. Perché quindi è chiaro che c'è innanzitutto una debolezza. Allora proviamo a dire le 5 cose che servirebbero per avere una dirigenza che funziona. Uno, direttive. Questo significa che, che il livello politico è in grado di dire si va lì, passando per qui. E questo significa conoscere, assumere la responsabilità, scegliere. Mica poco. Questo è un dato che senza direttive non sono in grado di poi di valutare il risultato, oltretutto. Perché se non c'è la direttiva prima, sulla base di che cosa valuto. La seconda è il dato della missione chiara. Tu hai tanti problemi, ma qual è il problema base tuo? Ognuno di noi ha mille problemi, quante le geremie di dei problemi. E poi c'è questo, e poi c'è questo, e poi c'è questo, questo inutile mettere sul tavolo, in orizzontale, 100 problemi. Non si fa mai questo. Li si mettono in fila, e in fila vuol dire cosa viene prima. Cosa viene prima? Qual è la missione? La missione che ti viene assegnata, qual è? Far funzionare le scuole, aprire, occuparti di campi sportivi. La tua missione è che più campi sportivi sono aperti, più la tua funzione. Se questo è chiaro, ho anche un secondo aspetto su cui misurarti. Quanti sono i campi aperti? Perché poi il resto se non sono aperti, significa che su questo non hai fatto. E non puoi dire che è colpa di un altro, perché o mi dici di chi e come si può risolvere, o se no il problema sei tu. Un dirigente non è che dice è colpa di un altro, il dirigente dice io fin qui sono arrivato, poi mi sono dovuto fermare per questo e questo. Se un dirigente non fa questo, non è un dirigente che è pagato per risolvere i problemi, ma è un pezzo del problema. E allora ci dice, amico mio, mi dispiace, hai sbagliato strada. Quindi, allora, la missione, le direttive, la missione chiara, le risorse. Non posso io costruire una responsabilità se non ti do gli strumenti. Allora, gli strumenti, bisogna che su questo un minimo di potere sul personale. C'è poco da fare. Un minimo di flessibilità nell'organizzazione, sull'organizzazione, sul personale. Sull'organizzazione, risorse è fatto di dire abbiamo bisogno di questa attrezzatura, non facciamo altro, ci compriamo quella perché senza quel computer non riusciamo a mettere insieme i dati. Queste sono, certo che se invece il computer se ne occupa l'ufficio acquisti, che ha fatto la sua graduatoria e deve comunque comprare entro l'anno altri 150 portaombrelli perché era immaginato così. Poi il personale non posso toccarlo, quindi se non quello più personale, sulla base delle cose, eccetera. Evidentemente il dirigente non ha
la tastiera dovrebbe suonare un piano, ma i tasti sono bloccati oppure ci sono le mani degli altri. Allora tutto questo non è impossibile. E qui di nuovo la debolezza della poetica, queste sono cose che si sanno, non è che sono cose che diciamo qui a livelli altissimi, sono cose al limite del buon senso. Il problema non vengono fatte perché c'è una fragilità della classe dirigente ad assumersi responsabilità su questo, a dichiarare, a dire basta con i giottoni, con le cose. Non si risolvono le cose con scorciatoie, si deve lavorare su questo, e su questo non si hanno i risultati subito. Cominciamo oggi e arriviamo fra 5 anni. La formazione. Nella Emilia Felix, con rispetto di tutti gli amministratori dell'Emilia Felix, io sono sempre rimasto molto colpito dalla sostanziale inerzia sulla formazione del personale. Lei è una superstessa spisa. Le spise ce ne dovrebbero essere 1000 in Italia. È mai possibile che in 50 anni di regioni non sia venuto in testa a nessuno che forse una formazione del personale organizzata, e ovviamente organizzata sui filoni importanti, strategie del cambiamento, come affronto il problema degli immigrati, come affronto il problema dell'orientamento risultato, questi sono i punti. È mai possibile che nell'Emilia Felix questo non si sia fatto? Allora i fatti sono due, o non si è capito, che sarebbe molto grave, o si è capito non si è fatto, che sarebbe tanto grave. Quindi voglio dire, questi sono dati su cui si può fare, le cose non sono difficili, non sono affatto difficili, si possono fare, basta considerare questo come il problema numero uno, perché se non si risolve il problema dell'amministrazione, non si risolve il problema dello sviluppo, non si risolve il problema della coesione sociale, non si risolve il problema della legittimazione delle istituzioni, perché la gente... veramente politico non va a votare, che vedi che paga le cose non succedono, comincia a dire, cioè c'è un dato di delegittimazione profonda in un'amministrazione che non funziona, l'amministrazione ha ancora in mano molte cose. Allora, questo, per fortuna, soprattutto qui, ci sono le risorse, ci sono i saperi, ci sono ancora molte condizioni su cui si può lavorare, quindi io non la considero affatto persa, né impossibile. Si deve cambiare, come si dice, le cose sono cambiate, quindi il modello, certo le spinte, cioè, è assolutamente necessario che sia chiaro, e che questo presuppone portare le cose a una chiarezza, questo sì, di regole, che però in Emilia, nelle nostre zone, c'erano abbastanza, io credo che ci siano state difficoltà poi di altro genere, ma non questo. Quindi insomma, e infine il controllo. Il controllo è una delle cose più ignote alla nostra esperienza. Io ricordo ancora, moltissimo tempo fa, quando c'erano ancora i Coreco, che qualcuno di voi forse ricorda, i mitici Coreco. L'hai mandato al Coreco? L'hai mandato al Coreco? Il Coreco era il controllo preventivo sugli atti degli enti locali. Controllo che il cui nome intenerisce qualcuno di noi con qualche anno in più degli altri, perché ricorda verdi anni in cui le cose si facevano, eccetera. Bene, questo controllo aveva molti difetti di vario genere, ed è stato tolto. I controlli non ci sono più. Sul giudice penale è franato una serie di problemi di controllo che andavano fatti dai dirigenti sul personale, dalla politica sui dirigenti, e poi i controlli esterni che richiedono una valutazione dei mezzi che hai e delle cose che hai fatto. Se questo non viene fatto, scivola sul resto. Il controllo è fondamentale. L'effettività delle norme è data dal controllo, non è data dalla sacralità di chi dice le norme, ma dalla effettività di chi le controlla. Noi abbiamo smantellato i controlli e quindi ci rimane la Corte dei Conti, che devo dire ha un funzionamento carsico, rapsodico, per essere precisi, e devo dire sfiora la costosa inefficienza, perché la Corte dei Conti è in grado di cogliere la mosca con un colore un po' violaceo,
ma l'elefante che passa, passa senza che non venga colto. Quindi, devo dire, è una costosa inefficienza. Oppure il lanciafiamme del procure. Con il lanciafiamme non è che si risolve, si brucia tutto, naturalmente. Ecco, quindi i controlli sono i controlli amministrativi, i controlli interni, i controlli... sono cose non impossibili che possono fare. Ci sono... vediamo la formazione, ho parlato delle risorse del cittadino, eccetera, hai ragione, sulle motivazioni. La formazione è motivazione, non è solo la formazione del personale, fatta due cose: il dato nuovo, ma i dati ormai si hanno con Google, internet, eccetera. E sta fuori un tempo delle leggi, bisogna aspettare che arrivasse la Gazzetta Ufficiale, lo ricordo ancora, cioè è arrivata la Gazzetta, non ancora. Il decreto legge entra in vigore al momento della pubblicazione, se non c'è la Gazzetta come fare? Quindi avevamo piccoli problemi di questo tipo. Oggi in diretta avete tutto, quindi non abbiamo più l'informazione, tutto sommato. Mi pare che non... Il problema grosso è la lettura di queste cose, cioè dare uno sfondo, dare i criteri, scegliere le cose che contano e lasciare perdere le cose che non contano. No, come stiamo cercando di fare insieme? Fai tante cose, ne scegli 10 e su questo fai il discorso, uno. E il resto, motivare i funzionari. La gente motivata è in grado di fare tutto. E la gente non è vero che è rozzamente legata al soldo e basta, non è vero. La gente normalmente chiede di fare una cosa che abbia senso per sé, di dare un senso al proprio lavoro e, se possibile, alla propria vita. Su questo è pronta qualunque cosa. Certo che se io ci passo quei cingoli tutte le volte sopra, alla fine uno dice, sai cosa c'è, mi dispiace, o tu mi metti nero su bianco cosa vuoi, come lo vuoi, quando lo vuoi, a che minuto lo vuoi, o se lo fai da solo io non te lo faccio, certo. Quindi tutta questa parte motivazionale è fondamentale, importantissima. Chi ha spiegato che l'immigrato di fronte ha bisogno di regole e che quindi la legalità non è soltanto un dato tuo, di rapporto fra il tuo atto, la previsione normativa e la coerenza fra i due, ai fini della tua responsabilità, ma è un dato di cittadinanza per lui, perché se non glielo spieghi non sa di cosa sta parlando. Solo questo. Bene, ho parlato anche, prego, vengo subito.